Pace e bene a tutti. Oggi, 28 giugno, ascoltiamo la storia di Sant'Ireneo, martire. Originario dell'Asia, nato con molta probabilità a Smirne, Ireneo approdò in Gallia e nel 177 succedette a San Potino, morto in seguito alle violenze anticristiane nella sede episcopale di Lione. Si trovò a governare come unico vescovo la chiesa dell'intera Gallia, decimata dalle persecuzioni e ridotta ad una sparuta presenza di cristiani. Imparò le lingue dei barbari per evangelizzare le popolazioni celtiche e germaniche, e dove non arrivò la sua voce, giunse la sua parola scritta. Nei suoi 5 libri, Contro gli eretici, traspare non solo il grande apologista, ma anche il buon pastore, preoccupato di qualche pecorella allo sbando che cerca di condurre all'ovile. Il 21 gennaio 2022, Papa Francesco lo ha dichiarato dottore della Chiesa con il titolo di Doctor Unitatis. Ireneo è così il primo martire nella storia della Chiesa a ricevere il titolo di dottore della Chiesa. Sant'Ireneo è passato poi alla storia nella sua santità come Doctor Unitatis, ossia il dottore dell'unità. Questa parola molto importante proprio per la sua sensibilità di volere e di desiderare una Chiesa unita, perché ne capiva l'importanza, ecco, una Chiesa cattolica tutta alla sequela di Cristo, senza divisioni, senza contrapposizioni mortali, perché un po' di dialogo, di dibattito ci deve essere, anzi ricordiamo la preziosità di una Babele in cui si parlano varie lingue ed è una cosa buona, perché la diversità fa crescere, ma la diversità deve sapere anche stare insieme. E questa è la grande preziosità che non dobbiamo perdere. E quindi chiediamoci, per noi, l'unità, che peso abbia nella nostra vita, ma siamo effettivamente uniti in famiglia, in parrocchia? Riusciamo a superare il fatto che non la vediamo tutti allo stesso modo e che ci deve andare bene così e dobbiamo riuscire in un certo modo a vivere insieme? Ecco, possiamo solamente se vogliamo, non è una cosa automatica. E la comunione, qualità tipica della Santissima Trinità, ci è proprio donata da Dio, ma dobbiamo innanzitutto chiederla e poi accoglierla. Allora, proprio per questo e per l'unità della Chiesa in tutto il mondo, noi preghiamo proprio Sant'Ireneo che ha speso la sua vita per questo. Sant'Ireneo, prega per noi.